Buonasera a tutti, sono Stella Boso di Trading Library e vi ringrazio perché siete numerosissimi anche a questo webinar. Ringrazio soprattutto CMC Markets perché ha organizzato con noi questo webinar, un webinar particolare perché era per attività sui mercati, non è proprio un webinar normalissimo, è un webinar dove si farà tanta didattica operativa. Con noi c'è Renato De Carolis e Renato De Buonasera. Carolis è una garanzia. Grazie, Stella. Quindi io non faccio altro che dirvi grazie per questa partecipazione e lascio subito la parola a Renato De Carolis e a Mauro Masoni per questo grande webinar. Buon lavoro! Grazie, Stella. Molto gentile, grazie anche a CMC Markets che offre in collaborazione questo webinar con Trading Library. Quindi benvenuto, buonasera Mauro, avremo tante cose di cui parlare. Mauro, mi Buonasera a senti? tutti, buonasera, io vi sento felice di partecipare al seminario, felice di rincontrare Renato De Carolis con cui abbiamo svolto un paio di mesi fa un bellissimo seminario e tu sei stato il coordinatore con più analisti, tutto organizzato da Trading Library, quindi è un'occasione anche per ringraziare Stella Boso e quindi siamo qui con tantissimi amici che si stanno collegando, vedo che siete in tantissimi. Faremo Assolutamente sì. cioè guarderemo un attimo a quello che è successo negli ultimi giorni, perché il taglio o meno dei tassi nell'ambito dell'economia può essere un momento epocale, soprattutto se avviene dopo tantissimi anni, voglio dire dal 2008 che i tassi sono fermi a zero, se vogliamo, tra 0 e 0,25, e quindi voglio dire, attendevamo magari qualcosa di diverso, oppure gli economisti pensavano che ci potesse essere qualcosa di differente, non c'è stato, e voglio dire, adesso parleremo insieme su quello che potrebbe seguire a questa non decisione da parte della Fed. Quindi, se Perfetto, vogliamo, non vedo ha che già. tradito le aspettative la Fed. Vedo già Mauro si è addentrato Renato, dimmi. benissimo. Sì, no, dicevo, Mauro già Sì, si è addentrato su quello che è l'argomento. facevo un Subito cappello iniziare. iniziale per poi. Sì, anche perché i mercati aspettavano, ovviamente per chi ancora non avesse capito il riferimento, era al 17 giovedì scorso quando c'è stato questo tanto atteso meeting della Reserve, dove appunto la Banca Centrale Americana ha deciso di lasciare i tassi invariati. Però il mercato è rimasto spiazzato però dal comunicato, dalle parole della Yellen che ha detto la situazione è tale che addirittura qualcuno comincia a ipotizzare, a pensare ad un possibile rialzo dei tassi addirittura per il 2016. Questo è vero, come hai detto tu Mauro, che come era un po' la maggior parte delle attese erano per un tasso invariato, tassi invariati, però il comunicato che ha seguito detto, insomma, ha allarmato un po' i mercati, quindi insomma, anche perché Sì, non. la situazione, si sono chiesti, ma è diventata così grave la situazione a livello globale, mondiale? Certo, no, adesso dicevo facciamo un cappello iniziale in modo che diamo qualche nozione di politica economica e poi ci andiamo ad addentrare sugli indici e sul mercato delle valute che assolutamente risentono delle iniziative di politica economica. Quindi tornando a quello che è accaduto giovedì, che ci serve come giusta introduzione, la Fed quindi non ha tradito le aspettative, ha mantenuto i tassi invariati, con la possibilità concreta che cambiando certe condizioni si possa intervenire a dicembre. Va da sé che comunque sia, io credo che un intervento, se ci sarà, sarà nel 2016, perché non credo che in 2 mesi. Pronto, Due mesi e Mauro? mezzo Ok, adesso per un attimo. possano cambiare. Come? Sì, mi senti? Mi Sì, per un attimo non avevi ti perso. avevo Quindi perso. dicevo, Sì. non penso che in pochi mesi, da qui a dicembre del 2015, possano davvero cambiare gli scenari. I motivi che hanno portato la Fed a non far nulla, a prendersi questo momento di pausa, tra virgolette, sono rappresentati da quelle che potevano essere le conseguenze sul mercato cinese, sul mercato dei paesi emergenti, nonostante la disoccupazione degli Stati Uniti
avesse toccato il 5,1%, un dato notevole considerando da quanto siamo partiti nel 2008, e quindi il dato sulla disoccupazione preso come dato a sé stante avrebbe giustificato un rialzo dei tassi, la famosa stretta monetaria. Ovviamente nel seminario che abbiamo fatto un paio di mesi fa insieme sempre a Trading Library e a Renato De Carolis si parlò della situazione cinese. In quel momento era effervescente la situazione cinese, con il mercato che in pochissimi giorni aveva perso davvero tantissimi punti. La situazione cinese preoccupa molto i mercati perché la Cina è uno dei più grandi importatori di oro, è uno dei più grandi importatori di petrolio, quindi insomma parliamo di una macchina la cui locomotiva è rappresentata proprio dalla Cina. Uno dei motivi quindi che hanno spinto la Fed a non decidere è proprio la situazione cinese. Ovviamente lo shock si sarebbe anche perpetuato sui mercati emergenti, e allora al momento c'è questa non decisione a cui i mercati hanno reagito in maniera estremamente volatile. Venerdì c'è stata una seduta, e poi magari Renato andrà ad approfondire quello che è successo sugli indici e sulle valute. C'è stata una seduta abbastanza pesante, se vogliamo, con perdite importanti. Perché? Perché i mercati temono soprattutto l'incertezza, e quindi questa non decisione, se vogliamo, va letta proprio come incertezza sui mercati. Al momento noi guardiamo quello che potrebbe succedere, però se vogliamo non è un atteggiamento proprio delle banche centrali, che dovrebbero avere sempre la situazione sotto controllo. Per cui Renato, io ti lascio la parola, sì, poi di tanto in tanto magari intervengo. Andiamo a vedere quello che potrebbe succedere e quello che è successo post-Fed. Sì, io intanto già volevo informare gli utenti che stanno seguendo il webinar che quella che adesso vedete in onda è la piattaforma di CMC Markets, a cui faccio i complimenti perché, come sapete, la maggior parte dei brokers usano la tanto famigerata, diciamo, tanto usata MetaTrader, invece qui quella di CMC Markets, devo dire, è oltre a essere efficiente, efficace da un punto di vista operativo, ma anche dei grafici molto interessanti, e soprattutto ci sono i miei fantastici grafici Aikinashi. Chi lo sa oramai, io vivo solo di grafici Aikinashi, e quindi sia a livello multi-day che intraday, e già quello che state vedendo qui, per esempio, sono una serie di grafici. E ci sono stati proprio Mauro, tra altre cose, agli utenti collegati anticipo che questo webinar è registrato, in fase di registrazione, quindi ci sarà, se vi siete persi una parte all'inizio, tutto quello che, o comunque lo volete riascoltare, sarà possibile, poi riceverete via email la registrazione di questo webinar, e poi sarà anche presente sul canale YouTube di Trading Library. 1, 2, altra cosa, se volete interagire con me e con Mauro Masoni potete farlo attraverso la finestra delle domande. Tra un po' parleremo anche di strategie intraday, perché anche su Facebook e Twitter molti di voi mi hanno chiesto approfondimenti dei grafici che ho fatto vedere nei giorni scorsi sulla strategia intraday, quindi se volete attraverso la pagina, ripeto, la finestra, meglio, non la pagina, finestra delle domande, potete interagire con noi. Caro Mauro, proprio con la candela Aikinashi, guarda qua, c'era stata questa candela rossa, come purtroppo spesso capita, il giorno prima dell'evento del 17 settembre. E lì, in questi casi, consiglio la prudenza e quindi eventualmente attendere l'ingresso, far evaporare quello che è l'evento, un dato macroeconomico, in questo caso era l'evento, il meeting della Federal Reserve, per vedere se effettivamente il segnale è buono o no, perché possono esserci segnali sia a livello multiday che intraday che vengono annullati a causa di questi eventi inattesi, su cui chi cerca il famoso trading sulle news comunque ha, io dico, gioco d'azzardo, siamo al 50% di probabilità. Ci sono anche quelli che dicono che l'analisi tecnica sconta tutte le notizie, sinceramente io non ci credo, comunque io invito alla prudenza in questi casi. E se vedete, proprio c'era stata questa, magari zoom ancora di più, questa candela rossa proprio alla vigilia, questo è un grafico daily, giornaliero, euro contro dollaro, e si era formata questa candela rossa, e vedete le due successive sedute verdi, e proprio oggi, quindi 21 settembre, è in corso di formazione. Questo è un vero segnale eventualmente da seguire, però come chi segue i miei corsi sa, una candela rossa o verde sola non dice nulla, a livello multi-day bisogna abbinarla ad una resistenza, se parliamo di candela rossa, supporto invece nel caso di
Candela Verde, e c'è come riferimento questo livello che ho preso, ho già disegnato prima. Guardate il livello che praticamente da febbraio di quest'anno sta respingendo tutti i tentativi, tranne questa parentesi qui, che è una parentesi di agosto, quindi va anche presa un po' con le pinze, con le molle, tutto quello che è successo nel mese di agosto con il discorso Cina, a luglio la Grecia, insomma parecchia volatilità che si è vista sui mercati. Quindi comunque come area di resistenza è questa qui, vedete più volte il mercato ha cercato di risalire la china, respinto il primo tentativo, il secondo tentativo, rispedito al mittente. Qui c'è stata una piccola escursione un po' più alta, ma poi si è tornati giù, ed ora con questa candela rossa, a livello di analisi daily ai Kinashi, se confermata, ma a questo punto i presupposti ci sono tutti, se alla mezzanotte di oggi dovesse essere confermata questa candela rossa ai Kinashi, potrebbe partire quindi un segnale di inversione. Però attenzione, è un'operatività basata su un grafico daily, il che significa va seguito giorno per giorno. Oggi ovviamente non faremo un webinar tutte le sere per seguire poi questo segnale al ribasso, però fatto sta, poi magari attraverso i social, se volete avere ulteriori aggiornamenti in merito a questo potenziale segnale al ribasso, magari poi tramite appunto Facebook o Twitter o via email mi scrivete e mi chiedete notizie su questo segnale, insomma questo eventuale segnale al ribasso che sta partendo seguendo l'analisi giornaliera ai Kinashi sull'euro dollaro. Giuseppe scrive... Renato, posso intervenire? Prego, prego, certo. Allora, innanzitutto mi preme sottolineare che Renato De Carolis è uno dei maggiori esponenti come conoscenza relativamente alle candele e Kinashi. No, è importante perché, voglio dire, è un'analisi particolare, quindi va fatta da mani esperte, tra virgolette, da chi effettivamente conosce la materia. E ovviamente tutto quello che vedremo è solo a scopi esclusivamente didattici, questo è oggettivo. Una cosa che ti chiedo, siccome magari ci sono tantissime persone che non hanno proprio conoscenza delle candele e Kinashi, riesci a fare un cappello introduttivo di 2-3 minuti molto generico e poi magari nel guardare le candele gli dai una spiegazione per dar seguito ovviamente al cappello introduttivo sulle candele Kinashi. Certo, Mauro, purtroppo il tuo audio va e viene, cioè probabilmente ho sulla connessione internet qualche... si sente, però ci sono degli alti e bassi a volte, quindi potrebbe, quindi speriamo insomma che nel sì, resto webinar... Sei riuscito a capire... Sì, no, sì, quello che hai detto... Capire cosa... Perfetto. E sì, allora sì, Renato, a te la parola, così magari agevoliamo anche coloro che non hanno una grande conoscenza delle candele Kinashi, che, voglio dire, in questo momento se ne parla tanto e quindi facciamo parlare a chi davvero le conosce. Quindi a... Grazie Mauro. Allora, intanto questo grafico, ripeto, della piattaforma CMC Markets, già implementato con il grafico ai Kinashi, per passare a quello più noto e famoso delle candele giapponesi, da qui in basso vedete c'è time frame, dove ovviamente si sceglie quello che è il time frame. In questo momento qui l'ho impostato giornaliero, e anche l'ampiezza temporale, tipo di grafico, ed ecco qua, vedete ci sono tutti i vari tipi di grafici, metto quello a candele normali giapponesi ed è questa la rappresentazione visiva visuale, quindi quello che è un grafico giornaliero. Una candela rossa vuol dire una seduta negativa, verde seduta positiva, e si alternano, quindi vedete candele rosse e verdi. Il grafico a candele Aikinashi, Aikinashi è un termine giapponese, tanto vedo molti che mi stanno scrivendo, ci vediamo sabato 26, sarà davvero un grande piacere conoscervi di persona. E, dicevo quindi, il grafico Aikinashi, Aikinashi un termine giapponese, quindi candele giapponesi, anche Aikinashi giapponesi inventano tutto lì, sono dei geni, significa, tradotto dal giapponese all'italiano, media della barra, perché dietro ai valori di apertura, chiusura, minimo e massimo Aikinashi c'è una formula molto simile a quella dei pivot point, con qualche differenza che non è importante conoscere la memoria, perché vedete i grafici, anche questi qui CMC Market ve lo caricano automaticamente. E quello che è subito l'impatto visivo forte delle candele Kinashi è proprio
proprio la differenza, la pulizia dei trend. Quindi, che state vedendo adesso, ripeto, grafico a candele giapponesi normali. Se passo a Aikinashi, vedete come le candele che prima c'era più alternanza rosse e verdi diventano più rosse, scie di rosse e verdi, quindi insomma vi dà già una dimensione di quello che è il trend in corso, e mi sembra una cosa non da poco avere già una fotografia di quello che è il trend in corso del mercato, dove va e dove potrebbe andare. Però non è che ogni candela rossa bisogna vendere e ogni candela verde bisogna comprare. Nel multi day bisogna, già ho detto prima, ho fatto un'anticipazione, bisogna far abbinare la candela verde ad un supporto, ad una zona di supporto, candela rossa ad una resistenza. Ed è il caso, per esempio, quella in corso, questa candela rossa, dove come riferimento, però attenzione, quando si tracciano sulle valute, almeno secondo quella che è la mia strategia, quando si tracciano proprio la linea di supporto e resistenza, bisogna usare la candela giapponese. Quindi ritorno, qui in basso vedete scritto compra, medio o vendi per le candele normali, ma anche per tutto il grafico a barre lineare. Perché? È un altro strumento, devo fare un'altra nota di merito a SMC Market, perché solitamente gli altri ti mettono bid e ask, praticamente vi fanno vedere il grafico seguendo il prezzo bid e seguendo il prezzo ask. Il fatto che sia il prezzo medio è un grande aiuto, e quindi bravi quelli di SMC Market, chi ha realizzato questa piattaforma. Quindi praticamente voi potete scegliere di visualizzare il grafico seguendo compra, quindi tutti i movimenti seguendo il bid, o vendi ask, quindi mentre il prezzo medio è quello, diciamo, più attendibile, perché vi fa una media dei prezzi. Soprattutto a livello intraday può essere pericoloso usare la rappresentazione visiva bid o ask a seconda dell'operazione, se al rialzo o al ribasso. Comunque la differenza minima non è che si vedono grandi cose, però se dovete vedere un grafico, giusto fare un'analisi, usate medio come rappresentazione, appunto detto, visiva del grafico, così come anche i rashi medio. Poi se state per aprire uno short o un long, potete tranquillamente, questo nell'intraday, vedere se HA compra o vendi praticamente. Vedete, la differenza è proprio minima. E dicevo, quando si va a tracciare, quindi si sta formando per esempio il caso odierno, questa candela rossa sul grafico euro-dollaro daily giornaliero. Questa candela rossa, per essere valida, deve essere confermata dal fatto che ci troviamo in una zona di resistenza. La potenziale linea di resistenza la vado a tracciare seguendo però le candele giapponesi. Quindi devo ritornare al grafico a candele candlestick e da lì vedo che c'è effettivamente questa zona. Guardate come è evidente proprio, cioè il mercato da qui è arrivato verso questa zona di 1 e 48 circa, 47, insomma 47, 14 scusate, 14,75, e da lì poi ogni volta è tornato giù, è risalito qui, qui ha fatto giusto una capatina più in alto, ma poi è stato rispedito giù, e ora nuovamente ha tentato di forzare questa area, non ce l'ha fatta e si sta formando la candela rossa. Quindi la potenziale linea di resistenza si va a tracciare sulla chiusura giornaliera delle candele giapponesi più alta. Qui, essendo proprio, si vede che è una parentesi questa chiusura più in alto, quindi vado a prendere, ho preso quella più in alto che è qui praticamente, quella del 5 febbraio come riferimento. Perché è importante questo riferimento? Perché dal momento in cui dovesse farmi una chiusura giornaliera Aikinashi di 10 pips sopra, anche bastano 10 pips sopra tale livello, io vado a considerare violata questa resistenza. Per me è caduta giù e quindi chiudere decisamente, assolutamente in stop. Mi raccomando, usateli questi benedetti stop, e da lì quindi eventualmente si può anche speculare sul breakout, come si usa dire in questi casi, sulla rottura di un livello al rialzo. Quindi nel multiday sulle valute e materie prime la resistenza va tracciata sulla chiusura giornaliera ufficiale di mercato più alta, non parliamo di Aikinashi, così giù su questo supporto vedete ho tracciato la linea sulla chiusura più bassa, questa qui, quella del 21 luglio, anzi no, quella del 20 luglio. Quindi ho preso questo come riferimento,
Perché tornando poi alla rappresentazione grafica ai finasci, vedete che da qui era partito questo rimbalzo. Quindi sul multi-day, supporti e resistenze vanno tracciati, ma non solo sulle materie prime, anche sugli indici azionari, vanno tracciati solo sulle valute materie prime, vanno tracciati, ho fatto un po' di confusione, sulle valute materie prime, daily, multi-day, vanno tracciate sulle chiusure candlestick, candele giapponesi, dati ufficiali di mercato, mentre sugli indici azionari, e poi magari facciamo anche qualche analisi, visto che già c'era Giuseppe che mi chiedeva sul Dow Jones, vanno usati invece i livelli Aikin-ashi. Quindi questo è come strutturare un'analisi abbinando supporti e resistenze ai Kinashi. Lo stesso Giuseppe mi chiede, le trend line le consideri? Trend line si definiscono praticamente le linee diagonali che uniscono solitamente due minimi o due massimi, c'è cioè chi anche li usa come va a unire le chiusure. Giuseppe, io più lavorare su questi livelli orizzontali, detti statici, perché sono appunto fissi, mentre le trend line, se io per esempio adesso vado a congiungere, vado a prendere questo minimo e lo unisco a questo minimo, e poi la linea viene tracciata, più là, la proietta ovviamente in avanti, qual è la differenza? Queste sono dette linee dinamiche, appunto le trend line, proprio perché la violazione, mentre in queste qui orizzontali, statiche, la violazione è sempre in corrispondenza di questo livello che qui è 1,1475 circa zona. Qui invece la violazione di questo livello è dinamica, perché qui dovrebbe avvenire a questo livello. Qui a un livello più alto, qui più alto e magari man mano che sale il mercato, se dovesse ancora procedere a questo trend a rialzo, sale sempre di più quello dove è il livello di perforazione. Quindi il potenziale livello di perforazione non ha una storia come questi qui, dove non, che il mercato più volte, in corrispondenza di queste aree di resistenza, è tornato indietro. Qui invece le trend line, diciamo Giuseppe, sono più volatili. Preferisco indubbiamente quelle statiche, perché sono state testate più volte e quindi mi danno una maggiore forza, mi rendono più sicuro quando si arriva da quelle parti. Poi comunque supporti e resistenze sono storicamente destinate a saltare. Ecco perché io vado ad integrare il grafico Aikin-ashi che mi dà come conferma o meno se quel supporto e resistenza terrà ancora una volta, si rivelerà efficace ancora una volta, perché, ripeto, sono destinati a saltare. Fabrizio, come ti dicevo, Renato, la piattaforma di CMC Market è ottima, mancano solo i valori di apertura e chiusura Aikin-ashi ed è proprio, diciamo, la tiratina di orecchie che ho fatto mentre preparavamo questo webinar a Mauro, che comunque ha già informato i tecnici, che andrà ad inserire anche la finestra dati di apertura e chiusura delle candele Aikin-ashi, perché qui adesso apro una finestra sulla operatività multi-day. Infatti, Fabrizio dice per raggiungere la perfezione, certo, perché già così devo dire è una bellissima piattaforma. Intanto, benvenuta a Domenico che si è appena collegato. Quindi, chi mi chiedeva Giuseppe sulle trend line, preferisco io personalmente, ma non significa che non siano efficienti, non siano buone da seguire. Io personalmente preferisco, perché sono storicamente testate più volte, non è detto che siano buone anche in futuro. Per questo motivo uso le candele Aikin-ashi. Perché le candele Aikin-ashi e non altri indicatori oscillatori? Non perché io sia contrario all'uso di questi strumenti, ma perché, per esempio, le medie mobili, che sono le prime che si usano, le più usate comunque a livello mondiale, sapete benissimo che c'è un numero di periodi, 5 periodi uguali giorni, 5, 10, 20, 200, quello che è. Quindi sono personalizzabili, pericolosamente dico io personalizzabili, perché magari se un segnale scaturiva dall'incrocio di due medie mobili, basta cambiare il numero di periodi e il segnale cambia. Qui invece sul grafico, almeno sul grafico giornaliero, la candela rossa che si sta formando oggi qui sull'euro-dollaro, se sarà confermata, è rossa. È un dato neutro oggettivo così forte che evita ulteriori, siccome voi sapete benissimo l'attività di trading, così come tutto quello che si fa nella vita, la componente psicologica è fondamentale.
quindi se un segnale già non è così chiaro, si tentenna e magari si aspetta del tempo, per il tempo che poi si rivela un handicap, perché non si fa più quell'operazione, ormai è partito, se stavamo aspettando, attendendo un segnale al rialzo, magari nell'attesa perché eravamo incerti, volevamo altre conferme perché il segnale non era così chiaro, cambiando il numero di periodi o altri parametri dell'indicatore oscillatore, invece con la candela che nasce è un dato neutro, forte, e quindi non dà adito, insomma, a tentennamenti, a vedere ma la candela è arancione, è proprio verde o proprio rossa, insomma questo è elimina questo aspetto, quindi devo avere un segnale che sia bello e chiaro. Claudio scrive, in realtà anche una trend line può essere testata più volte. Nella maniera più assoluta, Claudio, ripeto, io non sto dicendo che siano migliori le linee, queste qui, statiche, orizzontali, rispetto alle trend line. Ho detto solo la mia preferenza personale va per queste qui. Io le ritengo più affidabili, ma è giusto una mia interpretazione, nella maniera più assoluta, quindi ognuno è libero poi di usare quelle che vuole, sia a livello di trend line che queste qui, livelli statici. Poi, Renato, Mauro, Renato, ci sei? Sì, prego. Sì, sì, allora, volevo dire che quello che Renato sta proponendo è il suo modo di far trading e il suo modo di insegnare trading, quindi ovviamente lui è il primo a sostenere che non è il depositario della verità sul trading, e il suo approccio al trading frutto di anni di studio, di sacrifici, di errori e ovviamente di successi. Quindi noi al momento lavoriamo con Renato De Carolis perché ci piace il suo approccio, e sta dando effettivamente un approccio diverso rispetto a quelli canonici basati sulle medie mobili o su altri indicatori, e lui comunque ha confermato, ha sottolineato che il suo approccio a questa materia, per cui dopo che abbiamo sentito tanti approcci apprezziamo proprio la chiarezza espositiva di Renato. Colgo l'occasione per sottolineare quanto sia determinante l'aspetto psicologico, ed è uno dei motivi per cui Renato ha sottolineato che preferisce le candele e Kinashi ad altri approcci. Quando si è sul pezzo, quando si sta per entrare al mercato, l'emotività la fa da padrone, quindi uno degli errori più tipici che si possono commettere è cliccare long quando bisognava cliccare short. Perché? Perché comunque in quei momenti con i soldi veri a mercato l'errore è dietro l'angolo. Quindi qual è l'approccio più corretto per poterci rapportare al trading? Vabbè, magari utilizzare dei lotti molto piccoli per chi sta iniziando può essere uno degli approcci migliori, ma poi dobbiamo basarci su una sorta di verità. Se vogliamo, le Kinashi non è il sacro graal del trading, però certo, a quello che ci sta proponendo Renato ci dà un pizzico di solidità, ci conferma, ci dà un aiuto, soprattutto sotto il profilo psicologico. Perché? Perché quella candela è il frutto di una serie di accadimenti che sono poi tutti inseriti e contestualizzati in quella candela o in quella serie di candele, perché come dicevi giustamente non sarà la candela rossa a farci entrare short o l'unica candela verde invece a farci entrare long. A te la parola, scusa per l'intermezzo. No, per carità, Mauro, hai detto delle cose importantissime, molto importanti. Infatti io dico sempre, prima e durante un'operazione bisogna sempre valutare tutto il contesto, non bisogna entrare a mercato ad occhi chiusi perché c'era il segnale. Ho fatto vedere prima quando si era grafico giornaliero dell'euro-dollaro, però si è formata il giorno prima del meeting della Fed, allora mi viene spontaneo e dire fermi tutti, il segnale c'è, graficamente confermato che siamo in una zona di resistenza, però visto che domani c'è il meeting, anzi no, essendo il 16, quindi bisognava entrare proprio il 17, il giorno del meeting della Federal Reserve della settimana scorsa, mi viene spontaneo dire aspettare e non intervenire, non fare segnali, ma questo vale anche a livello intraday. Se c'è un segnale su l'indice inglese o sulla sterlina dollaro la mattina, per esempio quando solitamente alle 10.30 ci sono i dati macro UK e il segnale è pochi minuti prima delle 10.30, anche in quel caso lì il mio invito
consiglio è aspettare, far smaltire l'effetto dato, se poi dopo le 10.30, dopo tutta la volatilità, se c'è stata sulle oscillazioni che ci sono state in conseguenza appunto del dato che è stato pubblicato, il segnale sopravvissuto, ovvero non è stato chiuso in stop e si è ancora vicini a quello che sarebbe stato il prezzo di ingresso prima del segnale, si può fare, se l'operazione si fa in quel momento, quindi decisamente tutto, così come anche se avevate aperto un'operazione un'ora prima sull'indice inglese o sulla sterlina dollaro e si avvicina alle 10.30 al momento del dato, così come può essere 14.30 i dati americani, allora si può decidere di chiudere l'operazione, se è in guadagno o in perdita, quello che è, perché veramente diventa una lotteria, cioè come andrà il dato, anche se fossimo in grado, io dico sempre, anche se fossimo in grado di sapere in anticipo quello che sarà il dato, abbiamo visto tantissime situazioni, Mauro le avrei viste sicuramente anche tu tantissime, dove il mercato poi ha reagito in maniera anomala di fronte a un dato dove tutti magari si potevano aspettare uno strappo rialzista o ribassista. Quindi anche se io fossi in grado di avere il dato prima della pubblicazione, non scommetterei, tra virgolette, perché diventa una scommessa farlo prima, un vero e proprio azzardo, prima delle 10.30, prima delle 14.30, quindi prudenza, e insomma, quindi mal che vada si sarà persa un'occasione di guadagno, meglio un'occasione persa di guadagno che dei soldi veri, quello che dico spesso durante le giornate di formazione. Quindi Roberto che scrive: il trading semplice e pulito rende la vita semplice, sono d'accordissimo con te, così come anche Antonino che ha scritto: penso che ci siano momenti di mercato in cui i livelli statici sono più efficienti ed altri momenti in cui le trend line danno dei buoni risultati. Va benissimo, così come anche molti che hanno conosciuto gli Echinasci tramite me, adesso li usano, io ed è il consiglio che do, magari integrare alla propria strategia, ovvero continuate a usare la vostra strategia e utilizzate le candele Aikinashi per il segnale di ingresso d'uscita, quindi eventualmente possono sempre. Giuseppe dice: sembra troppo semplice. Comunque, guardate, se adesso passiamo alla rappresentazione intraday è ancora più semplice, quindi diventa disarmante. Eccolo qua il segnale che poco fa è stato dato sull'S&P, questo è l'S&P 500, Fabrizio, sei troppo gentile, Fabrizio, maestro anche dal punto di vista psicologico, ci consiglia e ci guida la prudenza tutti i giorni, non ci manda quei freddi segnali che propongono in giro. Fabrizio, vedrai che in arrivo ancora altri servizi dove sarà abbinata i livelli di alert ingresso praticamente, ma anche la formazione, sarà tutto via WhatsApp, presto saprete di più. A livello intraday la cosa diventa disarmante, la semplicità con cui, intanto Roberto vedo che segui i miei segnali, ha detto segnale short sul DAX, tutti a target, sono andati anche quello sull'S&P 500 e il Nasdaq, su intraday diventa ancora più disarmante la strategia, perché si lavora con un grafico intraday senza neanche più supporti e resistenze. La logica della strategia qual è? E vi prego di fare attenzione, perché questo è, poi si cade nei classici errori che si fanno delle operazioni a metà strada, quando invece non è stato toccato un massimo, un minimo. Adesso farò vedere. Grafico questo qui, S&P 500, il future, legato al future mini S&P 500. Questo è anche il vantaggio di utilizzare i CFD che propone appunto CMC Market, perché potete usare, vi chiede un margine inferiore, potete spezzettare l'ordine, suddividere la posizione più quantitativi, oppure vi permette di fare per esempio dopo una prima operazione positiva, le altre successive, questo è un altro consiglio che do spesso io volentieri, se la prima vi è andata bene potete o decidere di interrompere l'operatività su quel mercato, su quello strumento, oppure se proprio volete, siccome il dito ha prurito di cliccare, di fare altre operazioni, fatele ma con quantitativi tali che non vanno a incidere negativamente, non vanno a inficiare, insomma, quella che è stata la buona prima operazione, perché cari signore, vedo sì anche signore e signori, i guadagni teniamoceli cari, perché quelli che mostrano 100%, 200%, insomma tutto quello che è, non fatevi prendere da quello, puntate a un'attività di trading che abbia come fine quello ovviamente economico, il lucro economico, ma anche psico,
psicofisico, perché potete stare dalla mattina alla sera a fare 3.000 operazioni, le vincete tutte, però vita sociale zero, e praticamente alla fine quei soldi che voi siete stati così bravi a guadagnarvi dalla mattina alla sera se li godranno probabilmente altre persone. Quindi se invece fate la prima operazione e vi va bene, chiudete il computer, chiudete la piattaforma di CMC e fate altro. Quindi dedicate tempo a voi stessi o alle persone che sono con voi. E questo è un grande guadagno, non quantificabile economicamente, ma io dico anche più importante dei 20-30 pips che avrete guadagnato, punti, se avete investito sugli indici. Quindi curate entrambi gli aspetti, sia economico, ma anche quello del vostro benessere psico e fisico, tutti e due. Quindi a livello intraday diventa ancora veramente, diciamo, banale come rappresentazione della strategia. Giuseppe che mi chiede 5-15 minuti, la maggior parte degli indici 5 minuti. Si comincia a essere operativi dalle 9, poi farò vedere anche sulle valute, dalle 8 lì invece, però il time frame diventa di 30 minuti. Questo è l'S&P 500 che ovviamente tratta anche prima delle 9. Qui ho messo questa linea che è proprio indica inizio operatività dalle 9 di mattina. Cominciare quindi, primi segnali, prendere in considerazione i primi segnali a partire dalle ore 9, però restano da tenere come riferimento i minimi e i massimi di giornata. La linea, il minimo sta, i minimi e massimi, che per chi mi segue questa è un'importante anche novità, prendete quelli ufficiali di mercato. Quindi torniamo al tipo di grafico, candele normali, se dovete tracciare i minimi e i massimi o comunque quello che vi dà la piattaforma come livello, prendete quelli in considerazione. I grafici, quindi il minimo che è ancora questo sull'S&P 500, il massimo quando siamo partiti da qui dalle 9 era questo qui. Presso a poco, sì, questo qui. Quindi da qui in poi, questi erano alle 9, quando con la prima candela il massimo di giornata sull'S&P 500 e questo era il minimo di giornata. Fabrizio, sì, poi faccio vedere anche le materie prime e valute. Vedrò insomma di fare un po' velocemente visto che sono già, siamo quasi oltre metà webinar. Quindi, che cosa succede? La logica dovete proprio imprimere nella vostra testa la logica della strategia. Speculare al ribasso, parlo di intraday, quindi operazioni da chiudere in giornata. Dopo che ha fatto dei massimi di giornata, candela rossa, che però deve rispettare determinati requisiti che adesso vedremo per ciascun indice, candela rossa, dopo massimi di giornata, mi dà un segnale al ribasso, una possibile speculazione al ribasso. Dopo minimi di giornata, candela verde, mi dà un segnale al rialzo. E come vedete, dalle 9 in poi non sono stati più toccati la giornata odierna sull'S&P 500, ma praticamente su tutti gli indici, anche sul Nasdaq, erano segnali al ribasso, perché non hanno più aggiornato quello che erano i minimi di giornata. Quindi segnali, ecco perché si fa confusione magari che se si presentano, e torniamo al tipo di grafico ai Kinashi. Se si presentano delle candele verdi, però non vengono da minimi di giornata, non rappresentano un segnale a rialzo. Questo è un classico errore che spesso si cade quando chi vuole seguire questo tipo di strategia. Quindi è fondamentale ricordare candela rossa dopo massimi, candela verde dopo minimi di giornata. È fondamentale. Quindi a partire dalle 9, da qui in poi il mercato ha cominciato ad aggiornare i massimi. E c'è stato quindi una prima candela rossa ai Kinashi. Ora, Vasco mi chiede come faccio a essere sicuro che siamo sui minimi o massimi di giornata? E sono questi. Quindi a partire da mezzanotte, il livello più alto con le candele normali è il livello più basso. Quindi sono questi i massimi e i minimi di giornata. Anche se un CFD comunque segue di pari passo il future di riferimento che ha come sottostante, quindi è attendibile come informazione.
Dal momento in cui quindi si forma una candela rossa, questa candela rossa deve rispettare dei requisiti in funzione del strumento su cui si opera. Per esempio sul DAX, sul FTSE 100, l'indice inglese, sull'indice francese, sul Nasdaq, tra apertura e chiusura ai Kinashi ci deve essere un punto. Mentre sull'indice italiano 10 punti, sull'S&P 500 che stiamo vedendo adesso mezzo punto. Quindi questo è quando si forma una candela rossa, e qui vedete a questo punto la sposto, si era qui, si è formata la candela rossa, mi ha dato il segnale al ribasso. Questo è adesso S&P 500. Il mercato, una volta che c'è il corpo della candela rispetta quello che è il requisito per indice, in questo caso mezzo punto, mi dà segnale al ribasso, lo ha messo uno sopra il massimo, uno o due punti. Vedete voi, potete anche tenervi un po' più alto. Io per esempio sul valute, sul Forex, consiglio 11 pips sopra il massimo, 11 pips sotto il minimo di giornata. Ma adesso andremo a vedere anche il livello. Intanto Francesco mi chiede di zoomare, quindi si è formato il segnale, lo stop va messo sopra in modo tale da evitare situazioni come queste dove vedete aggiornato il massimo ma di poco e poi è tornato giù, stava andando nella direzione giusta quando a un certo punto un membro della Federal Reserve, Bullard, in un'intervista in diretta a CNBC ha cominciato a dire, e Bullard, attenzione, non è un membro votante della Federal Reserve, presidente della Federal Reserve di St. Louis, non è votante, e ha detto che secondo lui, se fosse stato per lui, avrebbe alzato i tassi giovedì scorso, che è da fare al più presto, la Federal Reserve deve seguire questo percorso di rialzo dei tassi. Insomma, queste dichiarazioni hanno portato gli indici ad aggiornare i massimi. Quindi, come vedete, questa operazione che era nata, effettivamente, stava andando bene, a un certo punto al ribasso, poi con questa notizia è andata male. Fa niente. Mettete gli stop, usateli questi benedetti stop, sono fondamentali per essere vincenti nel trading. Ok, prendo uno stop contenuto, erano 4-5 punti, dopodiché ci sono nuovi massimi, vedete, qui, e da qui poi si è formata una candela rossa. E vedete che una volta smaltito l'effetto dichiarazione di Bullard, il mercato è tornato giù. Allora, lo stop va messo sopra il massimo, qualche punto sopra il massimo di giornata di riferimento. Per quanto riguarda invece la chiusura in profitto, ci sono varie soluzioni. La prima, infatti io la definisco primo target profit, deve essere di pari entità misura rispetto allo stop, ovvero se lo stop d'ingresso un punto sopra, due punti sopra, quello che volete mettere il massimo, sono 5 punti, 10 punti, quelli che sono, allora il primo target profit deve essere della stessa misura di 10 punti, se lo stop è 10 punti, perché dovete mantenere un rapporto rischio-rendimento almeno alla pari, che sia bilanciato, perché che succede? Se oggi questa operazione comincia ad andare bene, la chiudete a più 5 con diciamo uno stop medio 10 punti, comincia ad andare a più 5 e chiudete, domani fate un'operazione, comincia ad andare a più 5 e la chiudete, dopodomani vi prendete lo stop, sempre se li usate, io sto dando per scontato che usate gli stop, perché purtroppo la maggior parte non li usa, non perché io non mi fidi di voi, le statistiche dicono che la maggior parte delle persone non usano gli stop, dei traders, quindi prima giornata più 5, seconda giornata più 5, terza giornata vi beccate lo stop meno 10, con una sola operazione avete rovinato il lavoro di due trade o due giornate, e non, così non va bene, nel medio-lungo termine non avrete dei buoni risultati, quindi è fondamentale almeno che sia alla pari, poi ovviamente se il rapporto rischio-rendimento pende la bilancia dalla parte del rendimento, ovvero a fronte di un rischio di 10 punti mettete un target profit di 20 punti, fa da sé il discorso che con un'operazione positiva ne recuperate due negative, quindi ovviamente tanto ben venga se il rapporto rischio-rendimento è sbilanciato a favore del rendimento. Comunque, con la seconda operazione, vedete, dopo smaltito l'effetto dichiarazioni Bullard, il mercato è tornato giù, così come già aveva abbozzato qui, che poi è risalito con le dichiarazioni di questo membro, del presidente della Federal Reserve di St. Louis.
qui è andato a primo target profit. Nel momento in cui si raggiunge il primo target profit, che ripeto è quello di pari entità rispetto allo stop, o chiudete, potete anche decidere di chiudere l'operazione lì, tutta, oppure suddividete il vostro investimento, chiudete una porzione della vostra posizione, la restante parte che era qui sopra la mettete al prezzo iniziale, quello di apertura si dice alla pari, dove appunto non ci sono né vincitori né vinti, chiudete praticamente 0-0 l'operazione, e magari perché può fruttare di più. Qui per esempio vediamo già che c'è stato un segnale che ha raggiunto il primo target profit, ma ha fatto decisamente più strada. Quindi si può lavorare in questo modo, cioè almeno un primo target profit di pari entità rispetto allo stop, e poi l'altra parte lavorarla col trailing stop. Trailing stop è l'adeguamento dello stop in base all'andamento positivo dell'operazione. Domenico, c'è la registrazione, vi sarà inviata via email o la troverete comunque sul canale YouTube di Trading Library, se per qualsiasi motivo l'email non dovesse arrivare per soliti classici problemi che finisce nello spam, oppure oramai ci sono dei filtri di questi servizi di posta elettronica micidiali che purtroppo spesso e volentieri non permettono, fanno arrivare anche le email che non sono spamming. Quindi vedete, questo è l'altro segnale. Dopodiché questo segnale qui verde, che sebbene poi ha fatto strada al rialzo, non era un segnale al rialzo, perché non veniva da minimi di giornata. Quindi, assolutamente, nella maniera più assoluta. Antonino, per analizzare il FTSE MIB, che tra l'indice europeo sembra avere maggiore forza relativa, un attimo, perché faccio vedere anche le valute, perché sulle valute c'è un discorso, dov'è l'euro, eccoti qua. C'è un discorso legato al fatto che, mettiamo un giorno, rappresentazione, le valute, anche qui c'è una differenza rispetto agli indici, dove ho fatto vedere prima l'S&P 500 prendere come riferimento i massimi minimi dalla mezzanotte, praticamente dall'inizio di seduta, ore 00 italiane. Qui invece sulle valute e materie prime cambia il discorso. Si comincia dalle 8, questa volta vedete la linea, l'ho tracciata sulla barra delle 8, time frame 30 minuti, quindi non più, si può anche scendere al 5 minuti, però ovviamente scendendo di time frame che significa? Si entra prima, si entra mediamente più vicino allo stop, lo stop è più contenuto, però si è più soggetti a falsi segnali, quindi io dico il 30, e poi 5 minuti se avete la possibilità di seguirlo, perché 5 minuti praticamente dovete essere incollati ai monitor, dovete stare lì ad aspettare se c'è il segnale o meno. 30 minuti invece vi dà la possibilità di respirare, insomma alzarvi, magari ora 18:30 c'è stato il segnale, dovete tornare alle 19 per vedere se c'è un segnale opposto, per dire, cioè, potete organizzarvi la vostra giornata di mezz'ora in mezz'ora e sicuramente vi dà più respiro. Quindi si comincia dalle 8 e fate finta che queste candele non ci siano. Cioè, quando cominciate alle 8, questa è la prima candela della giornata. Non dovete guardare quelle che vengono prima. Quindi questa prima candela vi dà il primo massimo e minimo di giornata e si comincia, vedo che mi chiedono anche sul crude oil, Marco, stesso discorso, ragionamento, si parte dalle 8, prima candela rossa. Attenzione, solo in apertura c'è questa anomalia che si può creare, dove magari oggi non è successo così, ma può capitare spesso e volentieri che invece si forma una candela rossa e poi verde, o al contrario, prima verde e poi rossa. Non è un segnale. Quindi solo in apertura bisogna aspettare che si formino due candele dello stesso colore. Quindi questa è una piccola anomalia dovuta al open, quando si parte la seduta. In questo caso oggi non c'è stato candele rosse, si è formata la candela verde. Quindi lavorando su un time frame a 30 minuti sulle valute e materie prime, però siccome dobbiamo aspettare praticamente la formazione di tre barre, voi sapete che prima del 9:30 non farete nessuna operazione, quindi avete davvero il tempo per dedicarvi ad altro, anche a chi ha i figli, accompagnare i figli a scuola, insomma, fare la spesa, tutto quello che è. Uno sa che dalle 9:30 in poi partirà eventualmente se c'è il primo segnale, cosa che si è verificato oggi al rialzo. Quindi vedete, non era il minimo, perché il minimo è qui di giornata. Il minimo
questo segnale non l'avremmo preso in considerazione, perché se avessimo preso come riferimento il minimo di giornata a partire dalla mezzanotte. Invece abbiamo preso questo minimo, segnale al rialzo, e poi già abbiamo visto c'è il segnale al ribasso. Qui però rispondo anche a Alessandro che mi chiede: Renato, dalla tua esperienza sulle valute, meno un target 1 a 1 oppure 1 a 2 entrate, che percentuale mediamente come segnali positivi? Allora, siccome mediamente, appunto facendo una media di quello che è il movimento dal segnale, per non restare troppo vicini, mettere uno stop troppo vicino, e quindi si potrebbe incorrere in stop beffa, dove vi prende lo stop, eravate qui al ribasso, vi prende uno stop di 10 pips e poi viene tutto giù, non va bene. Quindi, allora, che succede? Ci sono due possibilità. Potete dividere il quantitativo, ovvero un primo quantitativo che prevede lo stop 11 pips sopra il massimo di giornata. Quindi questo era il massimo di giornata. 1.13.30, 11 pips, 1.13.41. Facendo la differenza tra il prezzo d'ingresso e lo stop, erano 40 pips, primo target profit di almeno 40 pips. Però siccome vedrete, se utilizzerete questa strategia, capiterà che vi ha fatto un movimento di una ventina, 30 pips, e poi è tornato indietro, vi ha dato il segnale opposto. Un'operazione che eravate in profitto di 20-30 pips, poi alla fine non ne ricavate nulla. Allora, che succede? Potete utilizzare uno stop fisso e un target profit fisso di 20 pips. Potete decidere di spezzettare il quantitativo, oppure lavorare con due quantitativi, uno che ha come stop e target profit 20 pips, l'altro stop 11 pips sopra il massimo o 11 pips sotto il minimo, e primo target profit e tutto quello che poi viene a seguire. In questo modo che succede? Se spezzettate l'operatività, dividete l'operatività in due con target e stop fisso di 20 pips, nel momento in cui l'operazione raggiunge questi 20 pips, così come è facilmente visibile da oggi questa operazione sull'euro-dollaro, la restante parte, se avete ancora un'altra parte o posizione aperta, lo stop lo mettete al prezzo d'ingresso. Quindi voi sapete che almeno una parte o una posizione avete guadagnato, portato a casa i 20 pips, l'altra, mal che vada, la chiuderete 0 a 0. E quindi comunque non perderete nulla, non andrete a rovinare quello che è stata la prima operazione. Dopodiché, e qui Fabrizio mi dice: Renato, ma c'è già stato un segnale in corso, appena confermato a rialzo. Esatto, perché venivamo da minimi di giornata, candela verde, sulle valute tra apertura e chiusura ai chinasci ci deve essere almeno un pip su tutti, quindi almeno un pip, e qui c'è questo secondo segnale della giornata. Però chi mi conosce sa benissimo, dopo un'operazione così alle 18.30, quando è vero che c'è la sessione americana, ma i volumi si fermano, si appiattiscono, salvo se c'è qualche dato, intervento o la Federal Reserve più tardi o Bash Book alle 20, ma da qui in poi praticamente il mercato si appiattisce, salvo imprevisti, ma mediamente si appiattisce, quindi anche di volumi. Questo segnale, ecco perché dico sempre curare tutto il contesto, prima e dopo l'operazione. Quindi si viene da un'operazione molto positiva, questo segnale long ci sta, in teoria ci sta, però farlo vale proprio la pena? Lo volete proprio fare? Mettete un quantitativo più piccolo, in modo tale che comunque non vi rovina la giornata, e quindi potete fare in questo modo. Per chi mi chiede sulle materie prime, c'era il grafico, l'avevo aperto, chiudiamo qualcuno magari così. Questo è l'S&P, il Nasdaq il segnale, no, possiamo aprirlo comunque, grafico, questo dovrebbe essere il crude oil, vedo Texas, dovrebbe essere questo, comunque funziona allo stesso modo, vediamo il Brent al massimo, perché vedo che c'è, tanto Mauro ci sei? Stai seguendo? Giusto, assolutamente ci sono, assolutamente. Stavo,
seguendo le cose che dicevi, stavo cercando di imparare qualcosa, non si finisce mai di imparare, quindi le Kinashi mi attraggono e vorrei assolutamente capirne di più, e poi apprezzo anche la semplicità, perché poi anche dei concetti così sofisticati come possono essere le Kinashi, che hanno una costruzione differente rispetto alle candele giapponesi, possono essere spiegate con semplicità, e poi apprezzo il fatto che tu stia dando un metodo agli amici che ci stanno seguendo, questa è la base, quindi dando anche dei numeri su quelli che possono essere. Prego. Infatti, no, scusami se ti interrompo. Io, questa è la strategia. Molti mi dicono, ma tu veramente usi solo quel grafico, non ci metti dentro indicatori, oscillatori? È questa, veramente è così banale, è così semplice questa strategia, che è disarmante, è proprio disarmante. Qui, questo è il grafico del petrolio, il crude oil, che va bene, il crude oil, giusto, sì. Alle 8, a verde, prima speculazione al ribasso e poi quella al rialzo. Questa operazione negativa e si recupera con la seconda operazione. Quindi, allora, che succede? Potete giostrare i vari segnali che arrivano dai vari mercati, perché alla fine sono tutti dollaro, quotati in dollaro, quindi se c'è un'esposizione a favore del dollaro o meno, potete decidere se fare il segnale, oppure se il segnale arriva solo al rialzo sul dollaro canadese, gli altri no, invece quando arriva si presenta contemporaneamente su più cross, su più anche materie prime, sicuramente la forza è maggiore, ecco perché comunque anche se siete operativi solo su un cross, la maggior parte i volumi dicono è concentrato sull'euro-dollaro, è bene con un occhio guardare anche se lo stesso segnale si sta formando, se state operando sull'euro-dollaro, sul dollaro-yen o dollaro contro franco-svizzero. Insomma, quindi vedete sempre, tenete un piano di lavoro per tenere sotto controllo tutto quello che è l'evoluzione del mercato e poi decidere a funzione di quello che è tutto il contesto. State scrivendo tantissime domande, mi riesce difficile, chiedo scusa già a chi non potrò dare delle risposte. Avete scritto più volte statisticamente che percentuale di successo ha. Allora, io non sto parlando, non vi sto facendo vedere un trading system, vi sto mostrando quella che è una tecnica da utilizzare nell'intraday. Il risultato, il successo vale in funzione di come voi andate ad usarla. Vi ho detto, non la seguite, non è da seguire ad occhi chiusi, tutti i segnali sono da fare, bisogna fare, seguire tutto quello che è il contesto, quindi dipende da voi poi come andate a gestirlo. Comunque ci sarà un servizio che vi darà degli alert quando si formerà la candela rossa e candela verde e tutta anche quella che è le input, le informazioni che fanno anche da formazione su come funziona questa strategia, che vi accompagneranno in questo percorso. Insomma, comunque non è un trading system, è una strategia, una tecnica da utilizzare intraday, da abbinare anche magari alle vostre strategie, e quindi il bello del grafico ai Kinashi, siccome non l'ho costruito io ad hoc, ma lo potete prendere, potete attivare una demo che non costa nulla e non ha scadenza con CMC Market, e andate indietro, cioè volete fare un backtest, guardatelo. Cioè vi faccio vedere, sta lì, quindi se volete avere un'idea della bontà di questo, ecco, vedete, adesso stanno arrivando le dichiarazioni di un altro membro della Fed, quindi segnale 18.30 magari salta, per effetto oppure va bene per effetto di quello che sta dicendo, giusto piccola parentesi quando dico che bisogna comunque tenere in considerazione tutto quello che è il contesto. Quindi aprite un grafico e chi nasce, questi qui di CMC Market sono fantastici, potete vedere, andate a vedere indietro, mettete l'impostazione time frame 30 minuti, dopo massimi, ricordate, tra le 8 e le 18, comunque l'operatività, ripeto, finita la sessione europea, è bene concluderla perché i volumi tendenzialmente tendono a appiattirsi, e vedete, questi sono i segnali, potete vedere, cioè sono tutti, basta aprire un grafico e vedete la bontà, insomma, di quelli che è questa strategia, i risultati che potrete ottenere da questa strategia. Non ho una statistica precisa, perché non li faccio tutti, cioè io sono lì davanti monitor, vedo dei segnali, alcuni li seguo, altri no, altri per impegni lavorativi non li faccio, vedo i vari segnali che mi arrivano da questa impostazione, questa strategia, quindi ecco perché non vorrei darvi delle statistiche, perché non sono attendibili, cioè non è
le ho fatte tutte ed è venuto fuori questi numeri, non ce li ho, quindi è inutile che adesso stia ad inventarmi, la bontà del sistema la potete vedere da domani, vedendola appunto all'opera, aprendo i grafici, credo di aver dato le indicazioni, quindi ho detto proprio esattamente come funziona la strategia, e quindi da domani, comunque, se volete potete interpellarmi via email o anche sui vari social network, insomma, quindi... E avrete modo di appurare proprio così in tempo reale, giorno per giorno, quella che è la bontà di questa tecnica di trading intraday e anche multiday. Quindi Mauro, siamo oramai in conclusione, chiedo scusa, veramente avete tempestato di domande, è impossibile, proprio non ce la faccio umanamente, fisicamente a rispondere a tutte le vostre domande, vi sarà inviata via email la registrazione di questo webinar e sarà presente, ripeto ancora una volta, sul canale YouTube di Trading Library, la pubblicherò pure io sui miei profili Twitter e Facebook. E quindi insomma, poi se avete bisogno di altre indicazioni possiamo sentirci lì via email o comunque sul mio sito anche renato-decaris.com trovate tutti quelli che sono i riferimenti. Quindi Mauro, allora direi che si conclude qui questo webinar che mi auguro, spero sia stato di vostro gradimento. Io ringrazio ovviamente Trading Library e CMC Market per aver reso possibile insomma questo webinar e chissà che poi non andremo a farne altri, a sviluppare altre strategie e vedere insomma c'è tanta roba che si può vedere con le candele e chi nasce. Mauro? Grazie Renato, sei stato chiarissimo, ma la cosa che ho apprezzato è la semplicità, perché alla fine noi dobbiamo far sì che il trading sia un qualcosa di semplice, un qualcosa che sia metabolizzato da coloro che lo fanno. Cioè no, l'occhio che guarda un grafico deve immediatamente percepire se deve andare long o deve andare short. Questo è fondamentale. Poi magari queste candele possono rappresentare la base per aggiungere altro, perché ciò non toglie che sulla base delle indicazioni fornite dalle Kinashi si possa aggiungere altro. Io sono del parere che tutte le conoscenze acquisite con altri indicatori, sapere le informazioni che mi vengono fornite da un indicatore piuttosto che un altro e aggiungere magari e quello che vediamo attraverso le Kinashi può far sì che il nostro trading possa diventare un trading vincente. Poi se aggiungiamo delle buone capacità di gestione del rischio, di money management, di avere delle size appropriate relativamente al capitale a disposizione, allora sì che il trading diventa interessante, diventa un'ulteriore fonte di guadagno. Però voglio dire, abbiamo messo insieme un metodo, l'hai spiegato in maniera semplice. Ovviamente questo non è l'unico metodo, voi potete aggiungere le vostre conoscenze e con queste, voglio dire, con quanto elargito dalla tua voce, possiamo aggiungere conoscenza al nostro arsenale di trader. Prima di salutarvi e prima di ringraziare Renato De Carolis e Stella Boso con Trading Library, avete visto la piattaforma su cui ha lavorato Renato, potete ovviamente chiedere una demo dal nostro sito cncmarkets.it, appena entrate nel sito c'è la possibilità di vedere la demo. La demo è web, quindi non dovete scaricare un software, ovviamente poi c'è anche la possibilità di vederla sull'applicativo mobile. Però voglio dire, non c'è nulla da scaricare, quindi voi entrate in demo attraverso Mauro, vuoi nel che sistema ti attraverso passo... un collegamento internet. I grafici... Mauro, scusami, vuoi che ti passi il controllo del monitor, fai vedere come fare? No, non c'è bisogno perché il tuo grafico è abbastanza eloquente, quindi okay. Va bene così. Quindi andare solo sul sito cncmarkets.it e potete davvero vedere la nostra demo. Questa piattaforma la demo è illimitata, consente a tutti coloro che stanno iniziando a far trading. Sì, la demo non ha scadenza. Se doveste perdere quei 10.000 a disposizione iniziali, dalla sezione pagamenti potete andare a incrementare il vostro conto della somma che ritenete opportuna. Ancora, la piattaforma demo vi consente di utilizzare i microlotti e quindi su euro-dollaro dovete scrivere il nozionale, potete scrivere 100.000 e sapete che un pip di variazione, la quarta cifra decimale,
vale 10 dollari, se mettete 10.000 vale 1 dollaro, potete mettere addirittura 1.000 o 100, significa che la variazione del quarto numero decimale vale 10 centesimi o un centesimo di dollaro. Lo stesso discorso potete farlo sugli indici, magari sull'indice italiano con, se scrivete 1 nell'unità muovete 1 euro appunto, se scrivete 0.1 o 0.01 muovete 10 centesimi o un centesimo. Non sarà il guadagno della vita, siamo d'accordo, ma lavorerete bene di money management, perderete poco all'inizio quando state imparando e quindi la eventuale perdita è fisiologica. Non andate a distruggere quello che è il capitale psicologico, ne ha parlato assolutamente bene Renato, lo confermo, voi dovete preservare il capitale economico e potete farlo con i nostri eventuali microlotti, ma soprattutto dovete preservare il capitale psicologico, perché all'inizio è possibile perdere dei soldi, perdete poco, perché con i microlotti potete farlo, quindi anche con 200 euro in un conto reale, voi, se un punto di variazione dell'indice equivale a un centesimo, i 200 euro possono essere davvero come 20.000 o 200.000 euro di un conto maggiormente capitalizzato. Quindi il mio consiglio è seguite persone che fanno trading e che ve lo spiegano in maniera semplice, perché solo chi ha la semplicità vuol dire chi ha imparato la materia e la conosce. E quindi, se vogliamo, è un complimento diretto a Renato De Carolis. Avete la possibilità di parlare con lui attraverso il suo sito. Vedete un attimo quello che vi offre, è quello a livello di conoscenza e a livello anche di servizi, perché quello che lui fa per fatti suoi, c'è anche la possibilità di imparare da lui, perché è la base per operare correttamente, far trading attraverso chi lo sa spiegare e chi lo fa davvero. Io concludo, se vuoi dire ancora qualcosa, Renato, sei libero di farlo, ringrazio tutti. Sì, rispondo. Sì, Mauro, rispondo a delle domande in cui chiedono la demo in tempo reale o c'è scostamento rispetto ai dati di mercato, sono ritardati. È tutto in tempo reale, me lo confermi, giusto Mauro? Cioè, proprio gli esattamente i dati che voi vedreste se fosse in reale. Quindi molti apprezzano il fatto che non ci sia scadenza. Ti dico che molti scrivono che apprezzano che non ci sia scadenza, ed è vero, anche qui nota di merito per CMC Market. Va bene, io ringrazio, dovrebbe essere ancora collegata Stella, a cui lascio il saluto finale, la conclusione, quindi io intanto vi ringrazio tutti, grazie CMC, grazie a voi che siete stati tantissimi, ancora tanti collegati, devo dire, veramente siete fantastici, e quindi a te Stella la conclusione di questo webinar, grazie a tutti. Sì, grazie, sono qui ancora anch'io collegata, incollata al monitor, siete stati bravissimi, come al solito complimenti a Renato, ma complimenti a CMC Markets perché io così da vicino la piattaforma non l'avevo mai vista, davvero una bellissima piattaforma, complimenti a tutti, grazie ancora a CMC Markets e a Renato e buona serata.